Vogliamo proseguire oggi con l'esame. Signor Graviano, lei ha potuto. Le è arrivata la documentazione di cui avevamo parlato? Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. No, l'avvocato non l'ha informata di quello che ha notato? Presidente, sì, posso? Dica, avvocato. Sì. Per quanto riguarda la perizia di Palermo, è stata consegnata al signor Graviano l'altro ieri sera. Stiamo parlando sempre di una perizia dove sono più di 2000 pagine. Non sono ancora stati consegnati i CD, cioè i file audio relativi a quelle conversazioni che fanno parte appunto della perizia di Palermo, quindi che sono delle conversazioni diverse rispetto a quelle oggetto della perizia che è stata appunto effettuata per questa corte. Ma vi è anche un altro dato che volevo segnalare. Sono stati anche comunque consegnati gli altri documenti, quindi le altre sentenze di cui avevamo parlato anche le scorse udienze, sempre l'altro ieri. Pomeriggio, tardo pomeriggio. Volevo ecco segnalare comunque, io ho ascoltato nuovamente alcune conversazioni oggetto della perizia Regina, in particolare quella del 18 marzo 2016. Io credo che ci siano comunque degli errori evidenti. Peraltro, gli stessi errori sono presenti nella perizia di Palermo. Se vuole, le posso anche così evidenziare l'aspetto, la circostanza. Tra l'altro è Ah, stata, lo dica che non si diciamo. sente bene, se si avvicina a lui. Se avvocato, mi scusi, dovrebbe parlare al microfono, altrimenti non sentiamo. Sì, Sì, lo sta facendo già. sono. Sì, ho il microfono. Ma non si Non si sentiva. sente bene? Non si sentiva appunto per il fatto che Ma ora mi sentite? glielo chiedo. Adesso sì. Ah, ok, allora lo avvicino. Sì, stavo dicendo, Presidente, vi sono alcune conversazioni, in particolare quella del 18 marzo 2016, dove vi sono proprio degli errori rispetto alla trascrizione, nel senso che l'ho risentita e ci sono dei passaggi che sono chiari, ma non sono stati riportati. Peraltro, questa, diciamo, conversazione è stata oggetto anche di esame da parte del dottore Lombardo in riferimento proprio a quell'espressione. Il paese nelle mani. Si capisce benissimo che non fa riferimento, se dobbiamo parlare del paese, della nazione, all'Italia, ma ascoltando tranquillamente questa conversazione si parla Vabbè, di avvocato Aloisio, ma Bolivia. questo è un No, altro sì, discorso. ma dico. Procediamo per ordine. Intanto vediamo oggi, poi su questo si vedrà se voi. No, ma si capisce benissimo, dottore, Vabbè, veramente. Io ho intanto la Corte ascoltato. procederà all'ascolto eventualmente. Ci sono due perizie già. Sì, Non avete il file fatto. audio, diciamo, alla fine costituisce la prova, quindi chiaramente poi la Esatto, Corte dovrà esatto. risentire tutte queste conversazioni. La problematica è questa, Presidente. Dicevamo, la perizia effettuata a Palermo è stata consegnata, come dicevo, 2 giorni fa, l'altro ieri sera. Per quanto. Com'è? Come promesso, sì, come promesso, assolutamente. Anche le altre sentenze sono state consegnate, ma chiaramente il signor Graviano non ha potuto ancora leggerle tutte. Non sono stati consegnati, dicevo, i file audio relativi alla perizia palermitana in relazione alle altre conversazioni contenute nella perizia, perché chiaramente io, diciamo, ho preso tranquillamente il consenso ad utilizzarla, a condizione che comunque i file audio vengano prodotti in questo dibattimento. Quindi per oggi, se è possibile affrontare alcuni temi rispetto ai collaboratori e poi continuare se il pubblico ministero è d'accordo e le parti sono d'accordo, facciamo un'inversione. La prossima udienza è quella del 6, anche quella successiva sentiremo i testi della difesa Graviano e poi continuiamo con l'esame del signor Quindi sulle Graviano. conversazioni, diciamo, No, l'esame Presidente, no, non no, è. no, io parlerò soltanto di alcuni aspetti relativi ad alcuni collaboratori, ad alcuni argomenti emersi nel corso del dibattimento. Va bene, Pubblico Ministero, su questo discorso dei file audio mancanti. Già interessato la Procura Generale di Palermo, Presidente. Stanno facendo la ricerca perché erano convinti come noi che fossero nei supporti informatici che il perito ha allegato alle sue trascrizioni. Se
si sono accorti anche loro che non ci sono, quindi stanno cercando i supporti audio e ce li faranno avere. Va bene, quindi il pubblico ministero si riserva di produrre i file audio. Sì, Presidente, un'altra cosa volevo sottolineare. Visto che comunque queste conversazioni con il signore Dinolfi sono state intercettate per un certo lasso di tempo, forse un anno e mezzo, vorrei capire anche diciamo, gli altri giorni dove appunto queste conversazioni sono state intercettate, che fine hanno fatto i file audio. Cioè, noi abbiamo soltanto... Sì, è una richiesta diversa, però come vedrà anche la Corte, alcune conversazioni contenute nella perizia palermitana comunque riguardano anche questo processo, cioè ci sono dei temi che vengono toccati e che comunque sono attinenti a questo processo, quindi ora noi non sappiamo se il riferimento alle altre ritenute ritengo utilizzabili e valorizzabili dall'ufficio di procura. Se lei vuole accedere a tutte le conversazioni di quel rito, dovrei andare e dovrebbe fare una richiesta in questi termini. Va benissimo. Quindi comunque lei non ce li ha chiaramente gli altri. No, assolutamente no. Va bene, e allora sui file audio comunque di cui ha parlato prima, il pubblico ministero ha già detto che provvederà. Possiamo quindi continuare l'esame con riferimento soltanto ad alcuni argomenti. Ci conferma quindi lei, signor Graviano, che rispetto alle conversazioni intercettate che lei ha avuto con il signor Dinolfi non ha potuto procedere a leggere la perizia? Sì, dottoressa, perché come ha detto l'avvocato, come ha riferito l'avvocato, è giusto. Una cosa, lo sa perché alla perizia di Palermo addirittura c'è scritto di un fatto che io racconto che è successo a Casteldaccia, Palermo, Campania. Lì ma quindi l'ha letta la perizia di Palermo? L'ha letta o non l'ha letta? Ho iniziato a leggere una parte e ci sono, ho notato che c'è un fatto accaduto nel mese, io ho raccontato che a Casteldaccia, sì, in Campania, e lì è scritto successo in Calabria. Mi scusi signor Graviano, sì Presidente, dimenticavo anche di segnalare questo aspetto, ma riguarda sempre un problema di ascolto a questo punto. Allora, chiaramente questa è una perizia e questa è una conversazione che il signor Graviano ha letto solamente non avendo il file audio. Però rileggendo questa conversazione, se non ricordo male, c'era un foglio qui, qualcuno? Se non ricordo male, è la conversazione... della quella che ho detto io, il 27 marzo 2016. Del 27 marzo, sì, c'è un passaggio significativo dove comunque viene raccontata una vicenda da parte del signor Graviano ad Aninolfi e si parla della campagna, di un rifugio nella campagna di Casteldaccia. La trascrizione invece parla di un rifugio in Calabria. Quindi io credo, ecco, che su questo tema bisognerebbe, diciamo, anche risolverlo. Questo è soltanto risolverlo, con l'ascolto, vabbè. Risolverlo, eventualmente... Bisogna vedere qual è il dato fonico, cioè di che cosa parla. Se il perito sente quello trascrive. Stavano parlando di Casteldaccia. Ho capito, ma arrivato un consulente tecnico. Scusate, in ogni caso non è il momento. Vediamo cosa risulta. Procediamo con l'esame. Se in ogni caso l'esame non riguarderà il contenuto delle conversazioni, poi non so di quale conversazione stiamo parlando e se è stata oggetto di due perizie o di una sola. Avvocato Aloisio, è solo la trascrizione di questa conversazione l'ha fatta solo Palermo o anche il nostro perito? No, solo Palermo, Presidente. Questa qua di Calabria, Casteldaccia, sì, solo Palermo. Va bene, e allora l'esame che dovremmo fare oggi riguarderà che cosa e chi lo dovrebbe fare a questo punto, visto che non possiamo continuare con le conversazioni. Presidente, io posso affrontare qualche altro tema in relazione ai collaboratori di giustizia che abbiamo sentito nell'ambito... di questo. Ne abbiamo già parlato dei collaboratori di giustizia. No, c'è qualcuno che non abbiamo affrontato, in particolare, se vuole glielo anticipo, parleremo di Ferro, ne abbiamo già parlato ma soltanto un accenno, parleremo di Romeo, parleremo di Carra, poi parleremo anche di Spatuzza. Ma parleremo in che senso? Nel senso che le mie domande riguardano questi collaboratori, in questo senso, parleremo anche di Spatuzza su alcuni temi, gli altri... ovviamente li possiamo affrontare soltanto a seguito dell'ascolto di quelle
Pubblico Ministero, invece, le ulteriori domande che lei doveva fare riguardavano soltanto le intercettazioni, quindi in sostanza il Pubblico Ministero oggi non ha domande da rivolgere. Lei, Avvocato Loisio, solo su questi argomenti, e quindi tolti questi rimarrebbero solo le intercettazioni, pure qui. Parte civile, l'Avvocato Ingroia oggi non verrà, quindi non avrebbe ulteriori domande. Lei per conto dell'Avvocato Ingroia no. Va bene, e allora possiamo procedere con queste domande che deve rivolgere l'Avvocato Aloisio sui collaboratori di giustizia. Lei, signor Graviano, vuole rispondere a queste domande che le farà il suo difensore? Sì, dottore, sì, a tutto rispondo. Va bene, allora l'imputato dichiara di non volersi avvalere della facoltà di non rispondere. Prego, Avvocato. Sì, Presidente, grazie. Signor Graviano, buon pomeriggio. Senta, mi sente? Sì, buon pomeriggio a tutti. Sì. Durante il corso di questo dibattimento, in particolare durante il corso dell'esame, del controesame del collaboratore Spatuzza, è nato, diciamo, viene riferita una questione di alcuni rapporti amichevoli. Spatuzza anche parla di fratellanza tra sua madre e Spatuzza stesso. Cosa può dirci rispetto a questi rapporti? Che non c'erano questi rapporti che riferisce Spatuzza prima della morte di mio papà faceva le bianchine. Come ho sempre più volte riferito. Presidente, non si capisce. Non capisco niente neanche io, ma perché è così oggi? Ma anche noi al ritorno lo dica. Così può provare a spostare il microfono. Buongiorno di nuovo, buon pomeriggio di nuovo. Si sente? Non tanto bene. Potete avvicinare questo microfono, non so da che cosa è ambientale. Sì, ma era ambientale anche l'altra volta, solo che l'altra volta si sentiva e oggi no, non capisco perché. Riproviamo. Dovrebbe essere a migliorare, no? Ma è anche viceversa, la cosa si verifica anche viceversa, anche noi non vi sentiamo bene. Loro ci sentono. Rispetto, parla lei. Parla lei per questo fatto, è inutile che mi. Signor Presidente, a volte la voce viene in basso, pensavo che era l'avvocato che parlava lontano al microfono, ma a questo punto sembra di no. Non si capisce niente. Però mi fanno contattare un attimo la regia. Presidente, mi scusi da Termi. Sì, dica. Guardi, ho contattato la regia e ci hanno detto che è un problema da Reggio, non qui da noi. Da noi funziona tutto perfettamente. Non ho capito, hanno un problema? Ah, il problema è qua? Sì, la regia mi ha detto che il problema è Reggio, ha qualche problema giù a Reggio, il tribunale, non qui in sala. Ho capito. Senta, intanto può provare ad avvicinare il microfono, vediamo se per caso si sente un pochino meglio. Provi a parlare? Pronto? Mi sente? Così sembrerebbe di sì, però poi non si riesce a distinguere bene. Le parole non si capiscono. Provi ad avvicinare un po' il microfono. Ma dove lo metto? È più avvicinato così, mi scusi. Così va bene. Possiamo provare. A parte c'è il ritorno della voce, ora pure. Ma che fa? Lo solleveremo, se lo sollevo qui sopra meglio. Provi prima. Qui meglio. Provi prima. Mettiamo uno spessore. Vogliamo provare? Provi a rispondere, signor Graviano. Signor Graviano. Ha sentito la domanda? Si è sentita la domanda? Sì, l'ho sentita la domanda di poc'anzi. Posso rispondere? Provi a rispondere, vediamo se la capiamo. Allora, mia mamma, come ho detto poc'anzi, non aveva rapporti intimi, ma questo l'ha riferito anche il signor Spatuzza nell'esame che ha fatto 02-12-2010. Allora, nel procedimento RG 0709, Corte d'Assise di Palermo, il verbale 02-2010.
12-2010, su domanda del signor Pubblico Ministero, lui risponde, a pagina 12, ho conosciuto il papà Michele, la mamma, la sorella, Benedetto, Filippo, però i rapporti, se così posso dire, sul versante criminale erano solo... No, non si riesce a capire, signor Graviano, non si capisce niente. Io non so cosa devo fare. Niente, aspettiamo che si sia un collegamento. Possiamo fare questa verifica? Vuole che sospendiamo? Sì, sospendiamo 5 minuti per vedere se si riesce a sentire un po' meglio. Signor Graviano, provi a rispondere quindi alla domanda che le aveva fatto il suo difensore. Sì, come ha riferito poc'anzi, non avevano rapporti e lui mai ha riferito questa circostanza che ha detto Ronaio. In più, nel verbale del procedimento 06RG0709 della Corte d'Assise di Palermo, il 2-12-2010, questo è il verbale, a pagina 12, lui riferisce che conosce Papa Michele, la mamma, la sorella, Benedetto, Filippo, ma aveva il suo versante criminale, era con Giuseppe, privilegiato con Giuseppe Graviano. Presidente, qualcosa si è capito? Non mi pare sia cambiato molto. Ma infatti non è cambiato molto, quindi non so, vede lei. Io più di questo non posso fare. Rispondere, non mi faccia niente. Si può abbassare qua l'audio? Io ho capito solo 0709, non ho capito altro. Quello l'ho capito anch'io. Sì, poi quello... se riuscissimo anche a capire questo 0709 a cosa corrisponde come processo, sarebbe già, faremmo anche un passo avanti. 0709, in più occasioni l'ho riferita, RG Corte d'Assise di Palermo. Sì, ma a carico di chi? A carico suo, che riguarda che cosa? Quale fatto criminoso, diciamo? Per quale reato? Di Matteo, Graviano Giuseppe più 5. Va bene, perfetto. Si sente così? Ma più o meno. Proviamo. Andiamo avanti. Allora, come ho riferito poc'anzi, la vicenda raccontata, riferita da Romeo, nemmeno la Spatuzza non l'ha mai detto in nessun procedimento, in tutti gli anni che l'ho ascoltato. E più a procedimento, al fascicolo del verbale di poc'anzi del quel procedimento 0709, il verbale 2-12-2010, a pagina 12 riferisce che ha conosciuto Papa Michele, la mamma, la sorella, Benedetto, Filippo, però i rapporti sul versante criminale era con Giuseppe Graviano. Presidente, siamo sempre va bene, cosa si sente? Siamo sempre lì, non so se poi la trascrizione, insomma, riesco, ma non capiamo comunque noi, quindi. Lo so, non capiamo noi quello che sta dicendo. Capire perfettamente certo. In udienza, perché sennò non riesce a trascrivere certo. Neanche lui. No, a parte che così diventa faticoso. No, diventa faticoso, cioè, è chiaro, seguirlo. Di che andare parlando. Avanti così. Facciamo prima, vero? Mi pare, allora, ma il problema è anche dovuto all'aula in sé, mi pare di capire, che quindi forse è irrisolvibile, a prescindere da tutto, forse l'aula è troppo grande. Presidente, è risolvibile, lo abbiamo detto sin da subito, dotando Graviano di un microfono come questo, non un microfono ambientale. Io non riesco a comprendere perché nel carcere di Terni non abbiano un microfono. Sì, però le altre udienze le abbiamo fatte con sì, quel tipo di microfono, l'aula incide, l'aula ma incide anche lì non è che lo sentiamo perfettamente. Quindi va dotato di un microfono direzionale da mettere davanti alla bocca. Non avete la disponibilità dei microfoni tradizionali, insomma, anziché utilizzare questa ambientale? Signor Presidente, guardi, il nuovo sistema prevede questo microfono che vale per tutti, è cambiato il sistema, non esistono più i microfoni direzionali e non sapremmo neanche dove attaccarli, insomma, perché
è tutto collegato in rete, semplicemente tramite un tablet. Ma guardi, le ripeto, qua non si capisce nulla. Ma è un problema. Sì, neanche quello che non si capisce neanche quello che ha detto lei, sinceramente. Va bene, mi pare che possiamo solo prendere atto di questa cosa e rinunziare. È inutile pensare a continuare all'aula 13. Facciamo un ultimo tentativo, proviamo a vedere se alla B3 che è più piccola si sente meglio, perché potrebbe essere proprio dovuto all'aula che è troppo grande. E allora facciamo un'ulteriore pausa, casomai ci ci vediamo in ogni caso su, allora. Va bene, ci vediamo in ogni caso su? Va bene, sospendiamo per 10 minuti e l'udienza è sospesa e ci rivediamo all'aula B3. Signor Graviano, possiamo riprendere? Lei comunque cerchi sempre, signor Graviano, di parlare lentamente e di scandire bene le parole. C'è anche Torino, dove è Torino? Dove? Ci siamo? Presidente, chiedo scusa, in collegamento da Torino, volevo comunicare che l'imputato Filippone voleva rinunciare comunque al proseguimento dell'udienza. Va bene, diamo atto allora della rinuncia dell'imputato, possiamo disattivare il collegamento, prossima udienza 6 marzo o 9:30 aula 13. Ok, grazie Presidente. Grazie, buonasera, grazie. E allora, ci siamo, avvocato Aloisio, se vuole riformulare la domanda, casomai per... Sì, ma già, il signor Graviano aveva già capito la domanda, comunque la domanda riguarda questi ipotetici rapporti tra Spatuzza e la madre proprio del Graviano. Risponda allora, signor Graviano, lei ha detto che vuole rispondere, sì. Prego, dica. Buon pomeriggio di nuovo. Allora, come ho riferito poc'anzi, non aveva questo tipo di rapporti di quello che ha riferito il signor Romeo. E tutte le volte Spatuzza mai ha riferito una cosa del genere, mai ha riferito in più nel procedimento 0709 RG Corte d'Assise di Palermo del verbale del 2/12/2010 a carico di Graviano Giuseppe più 5, a pagina 12 riferisce che lui ha conosciuto il papà Michele, la mamma, la sorella, Benedetto, Filippo, però i rapporti sul versante criminale sono stati, ho avuto un canale privilegiato con Giuseppe Graviano. Sì, signor Graviano, benissimo. Senta, affrontiamo un altro argomento. È emerso sempre nel corso di questo dibattimento che lei è proprietario, comunque aveva la possibilità di occupare, o comunque durante sempre il periodo relativo al 92-93 un appartamento su Roma. Ecco, ci può dire qualcosa in questo senso? Questa circostanza l'ha riferito il signor Carla, sempre avendo la confidenza dallo Spatuzza. Il signor Spatuzza non ha detto mai che avevo un appartamento a Roma e lui non conosce nessun posto su domanda posta da me durante il confronto, che poi si affronterà in altra occasione. Lui non sapeva nessun posto dove trascorrevo la latitanza lì. Sì, andiamo a questo punto a Spatuzza. Andiamo in particolare, questo è emerso anche durante il corso dell'esame del pubblico ministero, a quello che succede non appena Spatuzza arriva al carcere di Tolmezzo, se non ricordo male, il 9 giugno del 2009. Spatuzza appunto riferisce di aver incontrato suo fratello Filippo
e di aver poi con lo stesso affrontato diciamo alcuni argomenti di natura, possiamo dire, critica, ecco. Dico, questa circostanza è possibile, cioè è possibile appunto che suo fratello abbia affrontato questi argomenti con lo Spatuzza, quindi faccio riferimento al 41 bis e comunque tutti gli altri argomenti che sono emersi durante il corso del dibattimento. Ho detto male, era 9 giugno 1999. Prego, signor Graviano. Sì. Allora, siamo arrivati in una giornata di domenica a Tolmezzo. Io, mio fratello Felipe, il signor Girolamo Molè, proveniente dal Spoleto, la cede di Spoleto. Invece Spatuzza, Gaspare, Scilla di Gioacchino e Francesco Matrone dalla CC di Viterbo. Il primo è, quella sezione è stata aperta del 41, quello è stato il primo giorno. Il primo, siamo stati noi ad aprire, il primo ad entrare in sessione sono stato io. Vabbè, dopo quello che vi ha raccontato lui, che si, all'inizio non si facevano delle vessazioni, che poi l'abbiamo risolto, informando le autorità competenti. Siamo stati i gruppi di società, eravamo io, Spatuzza Gaspare e Francesco Maggiore, il signor Francesco Maggiore. L'altro gruppo era formato da mio fratello Filippo, Girolamo Molè e Gioacchino Cillari. Dopo qualche giorno sono arrivati il signor Mariano Agata, che è stato inserito nel gruppo Socialità nel quale si trovava mio fratello, e Giovanni Bastone nel gruppo nel quale mi trovavo io. Poi il signor Giovanni Bastone è stato trasferito e è arrivato il signor Domenico Padalà, inserito nel gruppo nostro. Quindi, se lui, come ho detto poc'anzi, se lui riferisce che aveva un rapporto criminale con me, se fosse vero tutto ciò che lui ha detto riguardante mio fratello, ne avrebbe parlato con me, perché siamo stati, io sono stato trasferito, se non erro, gennaio 2001, e siamo stati insieme in questi anni. Siamo stati insieme in questi anni e lui ha detto che io non ho riferito, no. Nonostante lui già collaborava nel 1997, e questo è emesso anche nel procedimento che ho detto poc'anzi, che fra poco vi leggerò il verbale, nel 97, e quindi noi nessuno poteva dare le confidenze che dice lui. E poi sempre procedimento, mi sto riferendo a quello verbale di Caltanissetta, va bene avvocato? Sì, prego. Della 24... Scusi, che sarebbe questo verbale? Il verbale è quello del 3 luglio 2008. Di Spatuzza, sempre? Di Spatuzza, sì. Reso alla corte assise di Caltanissetta? No, è un interrogatorio della distrettuale antimafia di Caltanissetta, la procura distrettuale antimafia. Ma sono Ho verbali... fatto anche un avviso di deposito al dottor Lombardo. Sì, che c'entra l'avviso di deposito? Qui noi dobbiamo discutere di quello che entra nel processo, nel fascicolo del dibattimento, cioè quello che Spatuzza ha detto nel corso dell'esame. Io chiedo, non è che possiamo introitare verbali che non fanno prova. Lei l'ha depositato? Sì, dottore. Ma non è un fascicolo verbale, del dibattimento, al mio fascicolo. Assolutamente, su questo non c'è alcun dubbio. È un verbale di cui io sono entrato in possesso qualche settimana fa. Che le può servire per chiedere il nuovo esame di Spatuzza. Esattamente. Una volta che Spatuzza viene qui e dice determinate cose, allora lei prende quello che ha dichiarato e lo utilizza per le domande. Comunque, avvocato, faccia delle domande senza utilizzare il verbale, senza fare richiami a verbali di ma forse non mi spiego il riferimento agli atti del processo non c'è.
perché il riferimento che fa prova in questa sede è quello che Spatuzza ha detto quando l'abbiamo esaminato. Benissimo, ma se in questo momento l'imputato vuole fare riferimento a questo verbale e vuole introdurre il dato, ma non sono spontanee dichiarazioni, non vuole fare riferimento al dato, deve fare domande precise. Se è riversato in un'udienza, Presidente, e in un'udienza, in una sentenza, io non ho niente in contrario. Io chiedo comunque che venga acquisito questo verbale del collaboratore Spatuzza del 3 luglio 2008. Quindi io chiedo formalmente Se lei ritiene di fare domande nuove a Spatuzza, motiva il perché, dobbiamo risentirlo. Benissimo. Beh, non è ora, questo è il momento. Ne parleremo nel proseguo del dibattimento. Precise. No, ma è un dato che stavi introducendo il signor Graviano, voglio dire. Se poi non lo può dire, Presidente, non glielo facciamo dire. Ha un verbale che io ho consegnato, ripeto. Ma il signor Graviano deve rispondere alle domande che fa lei senza divagare. Quindi andiamo avanti con domande su circostanze precise. Sì, il riferimento, la domanda è questa che ho fatto anche al signor Graviano prima. Sono appunto quegli argomenti affrontati, o meglio, che lo Spatuzza ha dichiarato in questa sede, affrontati presso la casa circondariale di Tolmezzo con Graviano Filippo in relazione al 41 bis e a queste lamentele che provenivano allo Spatuzza, che comunque era stato trasferito da altre carceri, delle lamentele da parte di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata calabrese, campana, eccetera. Comunque la lamentela con suo fratello non c'era stata fondamentalmente. Sì, ma il concetto è questo. Io ho fatto anche un'altra domanda, cioè se è verosimile che questo tipo di argomenti in quel momento storico il fratello Filippo, ma anche lo stesso Graviano Giuseppe, ha potuto affrontare con lo Spatuzza, visto che comunque da quanto dichiarato ora in questo momento da Graviano Giuseppe erano già a conoscenza della volontà di Spatuzza di collaborare già dal 1997. Questo ho chiesto e stavo rispondendo. Io lui questo signor Graviano, però lei risponda, ma senza fare riferimento e senza leggere verbali che riguardano altri atti di altri procedimenti. Risponda in maniera diversa, non allora, va bene così. Dottoressa, nel procedimento che ho menzionato io poc'anzi, lui ha riferito che quando è stato arrestato, se volete però lei... Ma che cosa le ho detto io? Allora io sto parlando di quello, lui ha riferito che già nel 97 aveva dato la disponibilità di collaborare. Poiché è stato trasferito a Tolmezzo e per la prima volta si incontra con me nel 99, se fosse vero quello che lui riferisce, io avrei detto non ti preoccupare, aspetta, ti ricordi che cosa ti avevo raccontato, ti avevo riferito, quindi ci sono possibilità di sistemare le cose. Invece io non ho detto niente, lui non mi ha riferito niente, nonostante eravamo pieni di ordinanza di custodia cautelare, eravamo in un regime molto ristretto. Poi lui, quando ha iniziato a collaborare su questo punto, ha riferito alla procura di Caltanissetta che mio fratello non ha, lui ha riferito che si lamentava di detenuti 37 a 41, che poi qui ha detto che erano sia calabresi sia campani sia di tutti i meno. Mio fratello ha detto e mio fratello ha risposto su questo, replicò che comunque era un male minore rispetto a quello che sarebbe toccato in insolto qualora fosse rimasto vivo il dottor Falcone. Mi sono spiegato? E non ha riferito la situazione dei calabresi in quel posto. Va bene, andiamo avanti. Sì, dico, le ho fatto una domanda prima, perché non è verosimile, mi faccio capire questo aspetto, che appunto lei e suo fratello in quel momento lì a Tolmezzo potevate affrontare aspetti di natura critica con il signor Spatuzza. Ce lo vuole spiegare per cortesia nei minimi particolari? Perché lui ha riferito che già nel momento della sua collaborazione aveva dato disponibilità alla procura di Palermo e tutte le procure di collaborare. Questa è stata una storia che la moglie... Ma quando? Però, mi scusi, invece, quando questo? Quando? Al momento dell'arresto. Al momento 97. Poi lui riferisce sempre, anche in questo procedimento, che è arrivata a Tolmezzo, quindi il giorno, la domenica,
riferisce ai fratelli Graviano di questa sua situazione, di non voler sentire più parlare di questa situazione, è stato dissociato, di questi rapporti. Quindi è lui stesso che lo riferisce, quindi, non appena è entrato in mezzo? È lui stesso che lo riferisce. Quindi tutto ciò che vi ha raccontato, che è nel 99 ci incontro, tutto ciò che ha raccontato, che lui faceva tramite fra me e mio fratello, non risponde poi a verità, e poi vi dirò perché non risponde, non solo su questo fatto a verità. Secondo, il discorso che lui aveva, poi sentivo il signor Mariano Agato, oppure tutte queste altre, oppure è andata ad Ascoli Piceno, il dottor Guttadauro, è impossibile, visto che lui, ha detto lui che ha riferito che nel 99, nel 97 già aveva iniziato a collaborare, e nel 99 ha riferito a noi che non interessava più questa situazione. Quindi se ci fosse stato di tanto, cioè di quello che, se lui avrebbe avuto delle confidenze nuove, noi già avvisavamo agli altri, signor Mariano Agato, oppure a tutti gli altri, di non dare confidenza a questo, perché da un giorno all'altro non c'era più con noi. Mi sono spiegato? Non ho capito. Senta, Spatuzza parla anche, diciamo, oltre di questo rapporto di fratellanza con i fratelli Graviano e con lei, anzi in particolare con lei, parla in sostanza che proprio nei momenti in cui arriva a Tolmezzo è stato messo in croce, nel senso che vengono affrontati altri argomenti oltre a quelli del 41 bis relativi alla cassa. Ecco, ci può chiarire questo argomento? Questo argomento corrisponde al vero? Allora, lui ha riferito che quando siamo arrivati lì, invece di chiedere dei suoi come sta tuo papà, come sta qui, abbiamo chiesto la cassa. Perché non risponde a vero, non detto da me oggi, ma detto dallo stesso Spatuzza? Innanzitutto io non posso chiedere di suo papà, perché suo papà ha fatto arrestare a Pietro Romano con tutti i suoi fratelli. Questo ve l'ha detto anche. Lo affrontiamo tra poco questo argomento. Torniamo all'aspetto, quindi, diciamo, della cassa, l'aspetto economico. Cosa stava dicendo? Allora, perché non risponde a verità? Perché cioè io non avevo avuto mai nessun rapporto con lui di traffici di queste cose. Poi lui stesso vi ha riferito che quando siamo stati arrestati noi, lui è stato chiamato dal signor Losicco, e questo è uscito nel confronto. Lui ha detto, il signor Losicco ha detto: io sono socio con i fratelli Graviano. I fratelli Graviano sono stati arrestati e ho dei debiti. Ho delle soldi da dare, più che debiti. Lui ha detto: no, a me la cosa non interessa, questa situazione non mi interessa. Allora, se rispondesse a verità quello che lui ha detto, che aveva problemi economici e che c'era un rapporto di fratellanza con noi, oppure aveva un rapporto stretto con mia mamma, avrebbe, siccome quella cifra va dai 6 a 8 miliardi, è sufficiente andare a prendere il processo e vedere che costruzioni sono state fatte, solo la parte che riguardava gli eredi di Michele Graviano, avrebbe preso questa cifra, la portava a mia mamma e avrebbe detto: signora, mi posso tenere 100 milioni che ho problemi economici. Lui riferisce problemi economici con noi, problemi economici con Tagliavini, poi riferisce che il signor Grigoli Salvatore si lamentava dei problemi economici che aveva perché non gli davano soldi. Nel procedimento che nel procedimento riguardante l'omicidio Oias, che siamo stati tutti assolti, di quello che Oias Serafino ne ha parlato il signor Grigoli Salvatore, a pagina 106 riferisce il signor Grigoli Salvatore, io non ve lo leggo, poi ve lo ce l'ho davanti, che il signor Spatuzza Gaspare si voleva impossessare dei soldi di Giocella. Invece un signore gli ha detto: no, noi qui prima dobbiamo dare i soldi ai Grigoli, ai detenuti della borgata, a qualche altro, poi se rimane qualche cosa te la diamo.
E qui è nato la lite fra Grigoli e Salvatore, non quello che ha riferito Spatuzza Gaspar, quello che riferisce Grigoli e Salvatore. È nata la lite e hanno... La riacquisificazione è successa il giorno del mio confronto, il giorno che io ho fatto il confronto con Spatuzza Gasparo, 8 marzo 2011, hanno fatto pace quel giorno, perché c'è stato anche il confronto tra Spatuzza e Grigolo, perché c'erano delle cose che non coincidevano. Poi, posso continuare che lui perché non poteva fare il tramite fra me e mio fratello, perché non certo. avevamo noi necessità. Sì, io l'ho chiesto prima. Io quando sono in ritrovato, e questo l'ho scritto anche alla dottoressa per poter sì, della situazione diciamo, delle carceri. Quando siamo arrivati io mi trovo nella prima camera, di fronte a me ho gli agenti di sezione, sotto di me c'era l'ufficio del GOM. E la mia camera detentiva si affacciava nei passeggi, che a quell'epoca era un bosco, perché sono state sistemate dopo, sono stati fatti i passeggi. Dallo stesso lato c'era, dopo due camere detentive, mio fratello Filippo, cioè avevano una distanza di 15 metri. Invece Spatuzza e gli altri si trovavano di fronte a noi, dal lato opposto. Io sentivo gli agenti cosa dicevano. Alle 8 chiudevano tutti e andavano via, quindi se io avessi avuto bisogno di comunicare qualche cosa a mio fratello, io bastava la sera aprivo la finestra, che lo facevamo per fatti nostri, cose nostre, non quello che vorrebbe dire tu, e conversavamo ore, perché non c'era nessuno completamente, loro andavano a cena e una parte dormivano anche là, di fronte alla CR di Tolmezzo, che c'era una piccola pensione. Si figuri che io ho addetto a Spatuzza, che Spatuzza riusciva a vedere questa pensione, se si accettava dopo la prima sera, la seconda sera se si accettava. E mi ha dato conferma, sì, che quando sentivamo chiudere i portoni tutti se ne andavano in questa pensione. Quindi avevo abbastanza ore da parlare senza aver interlocutore. Non solo. Io andavo a processo oggi con mio fratello per altri procedimenti che mio fratello non è stato imputato, tipo Agata Mariano più 59 e Adaccio, con signora Agata Mariano, che signora Agata Mariano era nel gruppo di socialità con mio fratello. Quindi se io avessi voluto fare arrivare qualche notizia a mio fratello, meglio signor Mariano Agata non c'era. Io, come riferisce il signor Spatuzza, che facevo segnale, io non potevo fare nessun segnale a lui, perché di fronte avevo gli agenti. Sì. Va bene così, io devo continuare. Sì, va bene. Senta, prima stava parlando... Scusa un attimo, e io chiedo alla gentilezza di informarsi che a casa circondaria del diritto al mezzo di fare... Va bene, queste richieste poi le farà il suo difensore, casomai, va bene? Sì, Presidente, in pratica sono quelle richieste che le sono pervenute. Sì, però le deve formalizzare. Sì, le formalizziamo, no, sì. Ma le farò anche scritte, così sì, anche più, è più semplice. Sì. Io le ho già fatte alla casa circondariale, però... Ancora non ho ottenuto alcuna risposta, solo Spoleto, se non ricordo male, mi ha comunicato qualcosa, vabbè. Le altre no. Sì, signor Graviano, lei stava affrontando prima i rapporti tra il padre di Spatuzza e chi, mi scusi, non... Signor Graviano. Pietro Romano. Pietro Romano, ecco, scusi, cosa Pietro. Stava dicendo rispetto Pietro a questo? Romano. Allora... Pietro Romano era un carissimo amico nostro, ma non lo dico solamente io, lo dice anche Spatuzza, sempre in quei procedimenti, nei verbali però questa Avvocato, volta... ma qual è la rilevanza di questa domanda? Cioè rispetto, mi pare un... Sui, allora... Un po' generica Presidente, questa no, domanda. Presidente, Spatuzza... Può sì, sembrare cioè, generica, è la può prima sembrare volta generica. Mi sembra che viene no, fuori no, questo... Pietro Romano è stato riferito durante il corso del dibattimento, su domanda è sottoscritto. Spatuzza parla di rapporto di fratellanza con Graviano. Vediamo se è possibile, se esiste questo rapporto di fratellanza. La figura di Pietro Romano potrebbe anche chiarire questo aspetto. Quindi se può rispondere
il signor Graviano su questo dato, io credo che sia attinente al processo, perché riguarda proprio questo ipotetico rapporto di fratellanza tra Gaspare e Spatuzza e ma Graviano chiaro, Giuseppe. Non mi pare questo il modo comunque per casomai per mettere in discussione l'attendibilità di Spatuzza sul punto. Cioè, cosa ci dovrebbe dire? Il rapporto dire di fratellanza, credo che sia un argomento importante risponda, per il processo. Scusi. Signor Graviano, risponda senza divagare. Cerchiamo di arrivare al punto. Questa domanda è stata posta dal presidente della Corte d'Assise, che ha detto alla Spatuzza: conosce un certo Peggio Giamano? Ma presidente, quale presidente, signor Graviano? Quale processo? Cioè lei fa riferimento, quando risponde alle domande, a tutta una serie di processi, dando per scontato tutta una serie di cose. Quindi risponda lei subito alla domanda, è inutile che mi dice l'è stata posta dal presidente. Non so chi sia questo presidente, lei risponda alla domanda dell'avvocato. Il procedimento è 0709, quello è legge, quello che ho riferito da quando sono. E lui ha riferito che il signor Peggio Giomano ha cresciuto. Ma lui ha riferito chi? Spatuzza, stiamo dicendo ora? Sì. Spatuzza Gaspare, sì, su domanda del signor presidente, ha riferito sì, ha cresciuto Giuseppe Graviano, ha cresciuto Benedetto Graviano, ha cresciuto Filippo Graviano, era come un padre per i fratelli Graviano. Stiamo parlando di Pietro, mi scusi, stiamo parlando di Pietro Romano, così la Corte capisce. Quindi Pietro Romano era un padre per i fratelli Graviano? Questo vuole dire? Sì, lui ha detto che era come un padre per i fratelli Graviano. Vabbè, andiamo avanti. Che rapporti? Sì, la domanda era questa. Devo dire, il signor Pietro Romano, assieme ai suoi fratelli, che uno si chiamava Giuseppe, Laccio Titta, che non so a che cosa risponde di no, hanno fatto 15 anni di carcerazione per la dichiarazione del padre di Spatuzza a Gaspare. E Pietro Romano, il signor Pietro Romano, che lo raccontava anche a Giovanni Giacomo, dice: prima che io muoio, io mi devo liberare di questa gente, di questa persona. E il padre di Spatuzza è morto in un morte esogenea, diciamo, ma cos'è, misteriosa. Mi sono spiegato? Quindi Giovanni Giacomo questa situazione la sa. Io non posso andare a dire come sta tuo papà. E lui non può avere rapporti con i fratelli Graviano, visto che già c'è un precedente. Sì, ma non ho capito una cosa. Il Pietro Romano è stato accusato da chi e ha sofferto? Quindi comunque dalla? Sì, quindi hanno espiato 15 anni di carcerazione. Sì, ma da chi è stato accusato? Mi scusi. Da Stefano Spatuzza, il padre di Gaspare Spatuzza. Non solo Pietro Romano, ma anche gli altri due suoi fratelli. Potete trovare la vostra. Va bene, avvocato, andiamo avanti. Sì, sì, sì. Senta, sono emersi, no, Presidente, dall'altro ho anche concluso. Sì. Ah. Gli altri argomenti comunque sono relativi alle conversazioni, poi vediamo in base a quelli affrontati anche dal dottore Lombardo se ho spazio per altre domande. Spatuzza sì, dicevo, Spatuzza, se non ricordo male, durante il corso dell'esame parlava di alcuni rapporti con il cappellano del carcere di Ascoli Piceno. Lei ha qualche indicazione, sa qualcosa, qualche notizia rispetto a questo aspetto? Io sono stato trasferito dalla sede di opera alla di Ascoli Piceno. E quando sono arrivato, il cappellano, che dice lui, frate Pietro, mi ha chiamato e mi ha detto, dice, ho sentito che era arrivato lei, la volevo incontrare, e siamo stati a colloquio. Mi voleva parlare di Spatuzza, io ho detto, a me di Spatuzza non interessa niente. Lui mi ha riferito, no, perché io sono stato, dice, queste due parole me le deve ascoltare, anche il vescovo la vuole incontrare. Io poi ho avuto un colloquio di circa 2 ore con il vescovo, perché lui ha riferito cose che non rispondono alla realtà. Io sono stato chiamato anche dalla procura di Firenze e mi ha messo alle mani a spalle. Io non le ho detto quelle cose che lui ha riferito, non solo, dice, lui mi ha fatto
io non voglio dire la parola, ha voluto qualche cosa di soldi anche da parte mia, che io dovevo prendere la pensione, gli ho comprato le i libri, tutto ciò l'occorrente per la scuola, l'ho iscritta a scuola e l'ho raccomandata a scuola. Frate Piece è ancora vivo, io ho corrispondenza sia con il frate Piece a tutt'oggi e con il vescovo di Ascoli Piceno. Presidente, io ho concluso. Rispetto a argomenti che non riguardano quindi le conversazioni. È chiaro, allora a questo punto, siccome lei aveva detto devo rivolgere domande anche su altri collaboratori, ha cambiato idea, quindi abbiamo chiuso con i collaboratori, rimangono solo le conversazioni che riguardano chiaramente anche Spatuzza, cioè ci saranno domande anche su Spatuzza che sono legate alle conversazioni, cioè, è chiaro, no, ma riguardano le conversazioni, Presidente. Chiaramente dovrà finire l'esame e il allora, pubblico ministero poi... Lei ha altre domande? No. Le intercettazioni depositate l'udienza scorsa, Presidente. Va bene, e allora la Corte aveva delle domande da rivolgere all'imputato. A questo punto dobbiamo vedere se è preferibile farlo alla fine di tutto oppure soprassedere, sì, appunto farlo alla fine. E riguardo poi all'udienza successiva c'è già il consenso per l'inversione dell'ordine della prova, sì, quindi sentiremo. Sì, sì, su alcuni, sugli ufficiali di PG non c'è nessun problema. Mm. Sì, Presidente, c'è anche, ho citato anche, visto che l'argomento è quello, Spadaro, pubblico ministero, Spadaro Salvatore, che in pratica la carta d'identità si ricorda al momento dell'arresto. Solo ufficiali di PG, avvocato. Solo ufficiali di PG, va bene, allora ci saranno tre ufficiali di PG con quelli ho citati, se vuole li posso anche indicare, il capitano Brancador Andrea, l'assistente capo Ranieri Fabrizio e il comandante Minicucci Marco. Vabbè. Poi all'esito, Presidente, all'esito Presidente ci saranno anche delle rinunce rispetto ad altri testi, quindi vediamo un attimino la prossima udienza, chiaramente. Ma noi dobbiamo esaurire al massimo in due udienze tutti i suoi testi. Dopodiché, dopo queste due udienze, il pubblico ministero a conclusione dell'udienza del 13, se ci sono delle richieste col 507, io vorrei che venissero fatte all'udienza del 13, da parte di tutti, va bene? Parti civili. Le 507 li facciamo? Potremmo fare, concludere quell'esame. Io non so il 13 esattamente chi è che dovremmo sentire. Il 13 rimangono sicuramente i collaboratori, cioè il collaboratore Mandala Roberto, collaboratore Barreca, poi ma questi sono ancora con il programma di protezione? Credo proprio di sì. Barreca no. Ah, allora. C'era stata rinunzia da parte del sì, Barreca, però, sì, però su Barreca. È un collaboratore citato anche dall'avvocato. Sì, ce l'ho anch'io in lista. Poi Spadaro Salvatore, Casagrande, non ricordo ora il nome di battesimo. Quindi quanti testimoni poi le rimarrebbero? Allora, ci sono anche altri testi di PG, ma chiaramente all'esito dell'udienza, dell'escussione del 6 marzo... Potrà rinunciare, no? Io dico testimoni, non testi di PG. Sì, le stavo indicando. Quindi testi privati. Ci sarebbe anche Di Matteo Santo, ci sarebbe Cinzia Casagrande, come testi privati non quindi ce ne sono. Oltre a quei collaboratori? Oltre sì, a quei due. Sì, quindi c'era anche Messina e Pennino, ma non li troviamo. 5-6 testimoni. Tra l'altro, oltre agli ufficiali di PG. Le circostanze non sono circostanze anche molto, molto lunghe. Questo per l'udienza del 13, giusto? Quella successiva. Sì, del 6, voglio dire. Del 6. Allora, del 6 ho citato Minicucci, Marco, quei capitano, tre ufficiali di PG. Sì. Ma il 13 non completiamo Graviano, Presidente. Con i testi sempre... Ah, lei non vuole fare i testi privati prima dell'esame? Assolutamente no. Ah, ok. Allora, soltanto sulla PG c'è il consenso. Neanche quindi sui collaboratori. Quindi dobbiamo specificare questa cosa che consente il pubblico ministero all'inversione... Lo avevo precisato all'avvocato. Limitatamente solo sugli ufficiali ai testi di PG. Vero, confermo. Mettiamo a verbale.
E quindi dopo questi tre testi potremmo continuare con l'esame dell'imputato? Certo, così. Penso che il 13 avrà letto e ascoltato tutto. Cioè sono 15 giorni da oggi. Sì, dottore. Sì, ma chiaramente c'è anche deve il mandare file lei, audio, sì, pubblico sì, ministero. Audio direttamente, sì, li manda sì, lei, ecco, sì. Così almeno abbiamo... Io ho attivato tutti i canali possibili. Perfetto. Quindi certamente se li dobbiamo estrapolare dai server della Procura di Palermo, come ultima analisi faremo anche questo. Ok. E allora lei continui a leggere, signor Graviano, tutto quello che ha a disposizione, le arriveranno pure i file audio, così dobbiamo cercare di concludere questo esame, sentire questi testi che credo che non saranno molto lunghi, tra l'altro. No, penso un paio di udienze. Due tre udienze massimo. La ringrazio e buon pomeriggio. Sì, aspetti un attimo, aspetti un attimo. E allora, abbiamo detto dobbiamo dare atto quindi della prossima udienza e per quanto riguarda poi le domande della che vuole rivolgere la Corte, io sarei dell'idea di concludere questa prima parte dell'esame con queste domande nostre della Corte e poi va bene, Presidente, facciamo le domande sulle conversazioni. Perfetto. E anche la Corte. Perfetto. Quindi signor Graviano, allora la Corte aveva alcune domande da rivolgerle adesso? Sì. Prego, che io sto aspettando. Va bene, e allora, per quanto riguarda la sua latitanza, lei diceva quindi che durante la latitanza l'ha trascorsa fondamentalmente al nord e per un periodo è stato anche in Sardegna. Ci può specificare meglio questi periodi? A partire dall'84, sì. Quindi è stato latitante? Sì, dall'84 fino all'86 sono stato a Palermo tra quella proprietà di mio papà in Bagheria, veniva anche Giovanni Giacomo, mio cugino Salvo, poi e anche qualche appartamento sempre lì a Bagheria, e ospite in famiglia più che appartamento. E poi sono stato in Sardegna per circa 2 anni, nella tenuta di mio zio, fratello di mio papà, Graviano Carmelo. E se vuole sapere la località precisa gliela posso anche dire. Vuole l'interesse alla località della Sardegna? In Sardegna? Sì. Sì, ce lo dico. Sì. Allora, mio zio aveva una tenuta a Muravera, provincia di Cagliari, abitava a Cagliari, però io non ne... siccome mio zio, come ho detto poc'anzi, forniva diversi alberghi, io frequentavo anche Villa Senius, Porto Cervo sono stato, in tutti questi posti. Poi nell'89, nei primi dell'89, è stato scarcerato mio fratello Benedetto, e sono sceso a Palermo e bene o male facevo Palermo e sempre al solito un esempio, tutti i carnevali come ho detto li ho trascorsi a Viareggio, già ne quello del 93 a Venezia. E viaggiava da dove quindi? Dalla Sardegna sempre? No, quando ero in Sardegna dalla Sardegna, quando ero a Palermo viaggiavo dall'89 poi è tornato a Palermo nell'89, non ho sì, capito. Sì, sono tornato a Palermo sì, nell'89. Però viaggiavo, andavo a Quimaiere, se era d'inverno, secondo che periodo era. E spesse volte viaggiavo con Giovanni Giacomo, mio cugino Salvatore, anche sempre accompagnate dalle rispettive fidanzate. Poi io mi sono trasferito definitivamente, allora, poi ho trascorso il Veglione 89-90 all'Hotel Quarchi. A Milano. Che a Milano, che era uscita una canzone, quella, se non sbaglio era La Lambada, una di queste, La Lambada, e sono venute all'Hotel Quarchi anche queste ballerine sudamericane, che poi il carnevale successivo l'ho trascorso via a Domegna, 90-91. E... cioè, ma che vuol dire il carnevale? Cioè, lei stabilmente dove scusa, stava? Scusa, mi sono confuso, il Capodanno stavo dicendo, il Veglione, a notte senza peso. Poi devo ripetere quello, cioè, lei stabilmente dove stava? Abbiamo capito il carnevale, allora, il Capodanno, lo benissimo. Sì, ma stabile dove stava? Dal 91 in poi a Omegna. Omegna, e come mai Omegna? Omegna perché c'era il signor Baiardo Salvatore che aveva una gelateria. Ma chi è Baiardo Salvatore? Lei come l'ha conosciuto?
tramite signor Carmelo Lupo, il padre di Cesare Lupo, che sono parenti, non so di preciso com'è questa parentela, però siccome questa aveva vinto il giocare grazie a questa gelateria, aveva vinto un premio, aveva preso il visto dei casinò. Siccome era successo, come ho spiegato l'altra volta, che Cianchini aveva un parente poliziotto, sapeva prima che dovesse succedere qualche cosa, fra cui l'arresto di Salvatore Madonia, il padre mi ha detto: lasciamo a Cianchini noi dolcemente, senza dire che tu lo stai, ci stai staccando definitivamente, visto che ti appassiona Omegna, ti trasferisci a Omegna, lì c'è Salvatore e ti dà ospitalità. Quindi lei da quale momento è stato ad Omegna e fino a quando? Io fino al suo arresto stava ad Omegna? Quando l'hanno arrestato era stabile a Omegna? Sì. E viaggiava da Omegna, sì. Andava a Milano spesso, abbiamo capito. Sì, quando dovevo, non potevo incontrare le persone a Omegna, ma me li incontravo, se dovevo incontrare qualcuno, li incontravo, come è successo con D'Agostina, a Milano. Oppure in altre città, sempre un esempio, c'era uno zoo safari, andavo allo zoo safari, vicino Alessandro, in questi posti di qui. Senta, e lei con quale frequenza si recava a Palermo quando stava a Omegna? No, io quando stavo a Omegna, a Palermo mi sono recato solamente, ho trascorso, come dicevo poc'anzi, il Capodanno 90-91, e poi io scendo a Palermo nel mese di maggio. Maggio di quale anno? Di quale anno? 91 stiamo parlando. E dal 91 poi successivamente, l'ultima volta che lei è stata a Palermo, quando è stata? Io l'ultima volta che sono stata, novembre 91. Poi 92, 93 non è stato più a Palermo lei? Non sono stato più a Palermo, no. Non è stato in Sicilia in genere, non si è recato più a Palermo? Né in Sicilia? No, non mi spostavo più non mi spostavo più dal nord Italia, e però sono stato a Venezia, a Riccione, a Forte dei Marmi, come vi ho riferito più volte. Ma mi faccio capire una cosa, lei, diciamo, questa latitanza abbastanza lunga e anche questo tenore di vita che lei ha tenuto durante la latitanza, come faceva a mantenere questo tenore di vita? Come se lo finanziava? Io ho ereditato tanta proprietà da parte di mio papà. Nel corso del io continuavo ad esercitare delle attività economiche anche da latitante, come ho parlato anche della maiale, agricoltura, queste cose, e poi io vendevo le proprietà di mio papà, le ultime le ho vendute nel 1997 mentre ero in detenzione, che per questo fatto sono stato processato. Vabbè, questo è successivo, 97 lei era già detenuto, stiamo parlando di questi 10 anni di latitanza. Lei come faceva appunto ad avere, a sostenere questo? Le ho detto che ho venduto delle proprietà di mio papà. Ma come le vendeva lei? Da latitante quindi andava a Palermo? Se doveva stipulare questi atti, come faceva? No, io avevo fatto una procura, ma oltre a questo le ho detto che avevamo delle attività che continuavano a lavorare. Come a e dove le aveva queste attività? Sempre a Palermo o le aveva al nord? A Palermo, però li gestiva mio cugino Graviano Salvatore. Poi sono usciti i miei fratelli e li gestivano i miei fratelli. Ma quindi chi è che le portava, il denaro, e, diciamo, i ricavi di queste attività che lei aveva a Palermo? Chi è che le consegnava questo denaro? Mio cugino Graviano Salvatore, in particolare. Era lui che si spostava su Palermo dal nord? Sì. Quindi lei con quale frequenza lo vedeva suo cugino? Ma saliva una volta ogni 2 mesi, avevamo la corrispondenza anche pistolare. Quando necessitava lui saliva. Senta, ma quindi lei a Palermo anche per... Scusi, dica. Dottoressa, io anche a nord ho avuto seguivo delle attività lecite, economiche, naturalmente non a nome mio, e campavo. Lì al nord o a Palermo sempre? Anche al nord, Quindi attraverso dei prestanomi, diciamo, altri soggetti, le aveva avviato queste attività? Sì,
Sì, con me c'erano riguardante, con la carne, con la Danimarca, con questi posti lì. Senta, ma quindi lei i suoi familiari a Palermo non si era più recato a trovarli, sua madre, sua sorella? Cioè, si capisce dalle conversazioni che lei aveva avuto anche in carcere che lei aveva anche rinunciato a trascorrere la latitanza all'estero, sembrava di capire, proprio perché non voleva allontanarsi dai suoi affetti familiari. Però nonostante questo lei ha rinunziato a recarsi a Palermo a partire dal 91? Sì, però mia mamma e mia sorella salivano. Poi in particolare anche la latitanza all'estero è stata perché io non potevo staccare mia moglie dai suoi familiari e dai suoi affetti cari. E quindi era solo sua moglie che andava giù in Sicilia, lei non l'accompagnava? No. Ogni tanto scendeva. E nella conversazione che si parla del 27 marzo 2016 si riferisce anche a questa che mia moglie voleva scendere quel giorno, che aveva ricevuto una lettera portata dal signor D'Agostino Giuseppe, e che io racconto dei fatti, racconto che si parlava di religione con il signor Adinolfi, visto che le approfondisco in questa conversazione. Io dico che quando io faccio qualche cosa di buono, Dio mi aiuta, e ho raccontato la storia che io ho sfuggito a un posto di blocco un po' particolare, che era dei Berilli, che poi voi lo leggerete nella conversazione. Un posto di blocco dove? A Casteldaccia, nella trascrizione hanno scritto in Calabria, era nella zona fra Bagheria e che si va a Porta Ciabia, che aveva, stavamo andando a sciare, c'era anche Giovanni Giacca che ha conosciuto. E di quale periodo stiamo parlando? 1984, perché c'era anche mio fratello Filippo che era latitante, quindi siccome mio fratello Filippo è stato latitante assieme a me dal 25 ottobre 1984, è stato arrestato l'estate 1985, e siccome dovevo andare a Piano Battaglia, che è invernale, dove cade la neve, e poi a Palermo, e questo è il posto dove è più frequente, mi è successo questo fatto, e l'ho raccontato io a signor Adinolfi in quella intercettazione che avete. E poi io ho raccontato che però quando non mi comporto tanto bene mi succede qualche cosa, e ho raccontato che mia moglie per me è una santa, lui mi dice Santa Bebbiana, Santa queste cose. Ho detto però quando lei mi ha detto che stavamo benissimo, che doveva scendere, io ho detto basta, se scende non salirai più, perché non si può fare questa navetta avanti e indietro. Questa è nella intercettazione del 27 marzo 2016, avanti e indietro non si può fare, quindi gli ho detto vuoi scendere, scende e non salire più, e dopo un'ora mi hanno arrestato. E si parlava di religione, che io credo che esista qualche cosa al di sopra. Questo si evince benissimo dalle intercettazioni che ci sono state. Io non volevo raccontare tutta la storia perché mi dà fastidio che esce sui giornali. Poi non voglio prolungarmi tanto perché né tediare la corte né nessuno, ma se questo è quello che io ho raccontato. Siccome questo fatto è successo a Bagheria, dalla strada che fa fra Bagheria a Ciabia, è successo all'altezza di Casteldaccia. Io ho detto a Casteldaccia mi sono buttato o in campo o vabbè, questo poi dovremo ascoltare la conversazione per capire esattamente. Per questo vorrei ascoltare i file. Vabbè, e glieli manderemo, signor Graviano, glieli manderemo. Senta, un'altra cosa, nella conversazione dell'11 aprile, lei parla con Adinolfi, a un certo punto si fa riferimento a un tale Cesare come persona a cui che potrebbe essere cui potrebbe rivolgersi Adinolfi. Chi sarebbe questo Cesare? Ma allora, io l'unico Cesare che conosco è Cesare Lupo. E vi ho detto che siamo registrati anche in degli alberghi assieme, però io sempre con il documento non mio, io, mia moglie con il suo documento e la moglie di Cesare Lupo, perché noi siamo stati a Viareggio, no, registrato perché
c'era mia zia che ci ospitava, però siamo registrati nel casinò di Sanremo. Siccome andavamo a Cumaiere, sì, l'abbiamo capito che lei insomma si accompagnava a Cesare Lupo. No, ma volevo capire, lei voleva dire ad Adinolfi di rivolgersi a Cesare Lupo in quella conversazione? Io non l'ho sentito. Se è Cesare Lupo, però non penso che in carcere Cesare Lupo. Non penso, non lo so, questo ce lo deve dire lei. Nell'aprile 2016 era libero o era detenuto? Visto, insomma, lei lo conosce bene, lo saprà. È stato arrestato nel 2011, fino al 2016 era in carcere, perché io so che mia sorella è stata assolta e mio fratello Benedetto pure, e in questo procedimento con l'accusa di Gianchina, come vi ho detto poc'anzi, e Cesare Lupo aveva preso una condanna pesante, quindi mi sembra anormale che ho detto Cesare. E quindi chi poteva essere questa persona? Conosco, io non lo so, ma io nella intercettazione non riesco a sentire su un nome Cesare questo, anche perché mi hanno detto che il DVD che ho io è un DVD di quello obsoleto, che adesso non sono più usi in commercio, io non so, ma io non l'ho ascoltato ancora da questo nome ma Cesare. Ma di questa conversazione ne abbiamo parlato dell'11 aprile comunque. Senta, un'altra cosa, ma visto che lei si vedeva con questa frequenza, abbiamo capito, abbastanza spesso con suo cugino Salvatore, perché era anche lui che le portava il denaro durante la latitanza, ma dell'accordo di questo famoso scrittura che avevate fatto, di questo accordo di cui lei ci ha parlato nelle udienze precedenti, ne parlavate con suo cugino di come, diciamo, regolarizzare questa situazione e del fatto che il denaro, diciamo, che doveva esservi corrisposto non vi veniva invece consegnato? Sì, è che c'erano quelli che avevano investito il capitale, che sollecitavano di regolarizzare la società. Mai erano, ma come mai siamo arrivati, lei dice, al febbraio del 94 per formalizzare questo accordo, e non si è pensato prima a fare tutto questo, anche perché da quello che ci diceva lei si vedeva spesso con suo cugino? Ogni due, ogni tre mesi. E perché sono passati tutti questi anni? Perché la persona che doveva dare lo sta bene, che quello che aveva tutto il capitale, procrastinava, diceva un attimo che mi sto sistemando la situazione, facciamo tutto. Facciamo tutto e siamo arrivati che poi sono stato arrestato. Prima io e poi mio cugino Salvo, nel giro di pochi giorni. E voi tutti e questi anni avete aspettato, senza sollecitare? No, perché ti consegnavo ogni tanto qualche cosina che io ho detto nelle udienze scorse. Mio cugino Salvo è stato arrestato con le accuse di Giovanni Giago, anche per omicidi. Mio cugino Salvo è stato assolto in tutto. E Giovanni Giago adesso non l'ha accusato, dice che non è incentivato. Ma chi è che questi soldi venivano consegnati solo a suo cugino o anche a lei? Oh no, a mio cugino, perché io ero latitante e si sbrigava tutto lui. E poi suo cugino li consegnava a lei dopo che li riceveva? No, a me non ha dato nemmeno un soldo, io più volte l'ho riferito. Lui, allora, aveva comprato, li aveva investiti, li ha investiti in alcune società, fra cui aveva investito prima nella costruzione del signor Gaetano Gioè, all'inizio della costruzione, tutti i magazzini di via Francesco Lacolle. E avevano fatto il patto prima di mentre stava costruendo, quindi, e siccome i costruttori in questo momento necessita liquidità, aveva consegnato 600 milioni. Poi questi soldi sono stati ritornati, non si è fatto più l'affare, che poi si vendevano a 1,5 milioni a metro quadrato, cioè più del doppio, perché all'inizio i costruttori vendono poco perché hanno bisogno di liquidità. Siccome c'era mia zia Francesca Paola che si lamentava che era senza soldi, non riusciva a campare con la pensione, con l'affitto della casa, che l'ha dovuto poi vendere questa casa, li ha investiti nella società di caffè, Iti Caffè, a Palermo. E questi Iti Caffè consegnavano a mia zia, tramite sempre. Ma cosa c'entra Salvo, sua zia? Io non ho capito cosa c'entra sua zia con questa storia. Perché mia zia Francesca Paola è figlia di Quartararo Filippo, di mio nonno. Ah. Mi sono spiegato? Sì, e sì. Si lamentava, che addirittura si faceva la battuta che, e non so a chi si come, che lo chiamava Pinocchio, che si aveva fatto rubare i soldi dell'opera volta. Questi sono la battuta. Il mio cugino sempre dice: non ne posso più, quindi ho fatto questa cosa. Ma dopo che l'aveva fatto,
queste fatti io venivo informato, perché il mio cugino non aveva motivo di informare me di quello che faceva. Comunque suo cugino le riferiva periodicamente delle somme che gli venivano consegnate, di questo parlava. Sì, ma in meno di 10 anni sono trascorsi, non ha superato 1,5 miliardi di lire. Ah, complessivamente la somma ricevuta, sì, questa qua, tanto ammonta. Un e mezzo. Una parte è andata anche a D'Agostino perché gli ha pagato delle cose, perché lavoravo con l'agenzia, avevo un debito, già me ne gli ha pagato. Sono state pagate anche qualcosa a D'Agostino, che quando mi hanno arrestato lui aveva anche questo debito. E lei ha detto che quando l'hanno arrestato aveva anche delle somme di denaro, quindi queste somme sempre suo cugino gliele aveva date? A me sì, a proposito, forse le aveva salite D'Agostino. D'Agostino era la persona con cui lei si doveva incontrare, che aveva il figlio che doveva fare il provino per lui. Ed è stata la prima volta che lui saliva a Milano, quindi quello che ha riferito, non mi ricordo, Garofalo, Giovanni, che Giuliano Antoni, no? Che non è di Giuliano Francesco che si parla in questo, si è parlato anche in questo processo, ne parla Spatuzza, diceva che la latitanza a Milano me la curava D'Agostino. Non rispondo a verità perché D'Agostino è arrivato solo quel giorno, è stata la prima volta che era. Ma D'Agostino cosa fa nella vita? Chi è D'Agostino? Cioè, a parte era la persona. Allora, che... D'Agostino, scusa, convinto che io non l'ho raccontato perché è convinto che eravate informati. D'Agostino Gaetano è sposato e ha 2 figli che erano anche lì a Milano. Uno è il figlio Gaetano, il quale ha giocato nel calcio anche nella nazionale italiana. È una femminuccia ancora più piccola. Lui lavorava con la ginseria, cioè comprava all'ingrosso, e a Milano è salito anche per questo, perché gli dovevo fare avere il rapporto e dovevamo comprare un appartamento, 2 appartamenti in uno. Senta, ma chi è che sapeva che D'Agostino doveva incontrarsi con lei a Milano per il discorso del provino? A chi l'aveva detto lei? Ma non era con me il provino, mi scusi, non sono stato io quello che ha trovato il rapporto per il provino. Mi sono spiegata, né Milan non è stato con me il rapporto, non sono stato io. Non è stato con me. A D'Agostino, come ho raccontato, ho riferito al primo giorno del mio interrogatore, è stato avvicinato da Palermo, non so da chi, io non la so sta storia, io so la storia che mi hanno arrestato, perché dite a suo figlio di venire a fare un provino a Milano. Ma lei si doveva incontrare con D'Agostino e sapeva perché D'Agostino doveva salire a Milano? Da me? Sì, perché doveva comprare 2 appartamenti a Milano. E uno per lui e uno per me, però tutti e due nello stesso pianerottolo che si lanciava da una porta, così la gente si convincesse che abitasse solo una famiglia lì. Invece abitavamo 2 famiglie, eravamo però ognuno con il proprio appartamento. Questo è stato il motivo, che si dovevano fare dei rapporti per facilitare l'acquisto a lui di ginseria che lui forniva a Palermo, non so, poi sì, anche in altri posti, le bancarelle, queste persone che vendono a prezzi bassi. Quindi lui l'appuntamento l'aveva preso a Palermo per il figlio che doveva fare sì. E con chi l'aveva preso non lo sa? Tramite mio cugino Salve, era quello che dirigeva, però non penso che, cioè, poi ho saputo che si riferisce a Fifetto Cannella e a questo Spataro Salvatore, però mio cugino Salvatore, come io, non avevamo contatto con questo Spataro Salvatore. E suo cugino Salvatore con chi l'aveva il contatto nel Milan per prendere l'appuntamento per D'Agostino? Ma scusa, forse non mi sono spiegato. Alla questione del provino nel Milan, noi non c'entriamo niente, è stato preso il signor D'Agostino, non lo so io perché non l'ho chiesto. No, allora non ho capito io, perché io gli ho detto, ma D'Agostino con chi l'aveva preso questo appuntamento? Lei non lo il sa? Il signor D'Agostino è stato avvicinato a Palermo, non so da chi. Ginzarie o tramite i campi che frequentava suo figlio, perché facendo allenamento ci vanno...
per fare un provino a Milano. Vabbè, però non sa da chi, non sa da chi lei. Da no, chi è... no, questo ve lo può riferire da questi dei collaboratori di giustizia. Va bene. Senta, e quindi lei esclude di essere stato, di avere preso parte a questa riunione che c'è stata a Misilmeri, di cui parlano alcuni collaboratori di giustizia? Sì, non esiste. Già mette il mio confronto, Spatuzza viene sbentito su questo, sull'omicidio di padre Puglisi e tutto. Però sarà un compito dell'avvocato, visto che non volete che io vi parlo dei processi, no, azione verbale, sarà l'avvocato a informarvi come se tutto si vince dal confronto. Va bene. Senta, un'altra cosa, invece riguarda i suoi rapporti con i notar Giacomo, ci può dire esattamente diciamo in che cosa consistevano questi rapporti? Perché c'è già una sentenza definitiva su questi fatti. Che riguarda quali imputazioni erano queste per le quali lei è stato condannato in via definitiva con i notar Giacomo e quale periodo riguarda? Ah. Allora, io ti preciso, l'imputazione, però se non erro sarà un 416 bis, il traffico di gioca e armi, quello che si dice in questo processo. Si parla che la conoscenza è stata 88-89, nessuno di loro riesce a stabilire la data, però si dice che nell'89 è stato visitato e sono scesi giù da Palermo. Ora, siccome su questo processo sono emesse anche contraddizioni fra Giovanni Giacomo, che è l'accusatore principale, e nota Giacomo, io ho detto c'è una sentenza definitiva. Io non ho niente da dire finché non avrò accio da farvi, che poi non è qui la sede, penso, di fare dimostrare se ci sono bugie oppure no. Va bene, quindi prende atto che c'è questa sentenza e non ha niente da aggiungere. Diciamo. Sì, quindi sulla sua, sì, sui suoi rapporti con i notar Giacomo non ha niente da dire. Se ci li conferma. Però si dice, allora, innanzitutto queste, dottoressa, non sta a me di la signoria vostra. Queste, non penso che erano persone, anzi erano cercate dalle persone che vorrebbero, si vorrebbe dire. E poi si dice che nell'89 sono andate via perché non erano affidabili. Non l'ho riferito io, l'hanno riferito in nota Giacomo e forse anche Giovanni Giacomo. Quindi non penso che poi ci possano essere più rapporti. Quindi esclude anche di essere stato in Calabria, di aver avuto rapporti con loro? Ve l'ha detto Giovanni Giacomo che io non sono stato mai in Calabria e non sono stato mai a Cosenza. Però quindi su questo è attendibile, Drago è attendibile su questo, sul fatto che lei non è no, andato... io non sto, scusi dottoressa, io non sto dicendo né che è attendibile Giacomo e né che non, sono attendibili in nota Giacomo. Ci sono delle contraddizioni. Io ho una sentenza definitiva. Vabbè, e prendiamo atto di questa sentenza. Va bene. Va bene, per ora la Corte non ha altre domande da rivolgere. Possiamo chiudere così, non ci sono altre domande dalle parti su queste fatte dalla Corte. Va bene, ora buonasera. Possiamo buonasera, proseguire oggi con l'esame. Signor Graviano, lei ha potuto...